Buongiorno, qui siamo all'interno della dolciaria Mestrina, che è uno dei luoghi più noti di Mestre. Simona Marchesi ha un vassoio di frittelle, Crema. alla crema in mano. Qui c'è anche un laboratorio perché qui si producono frittelle tutto il giorno. E diciamo subito che è l'unico posto in città dove le frittelle si mangiano anche tutta la notte. Anche tutta la notte. Qual è il segreto delle vostre frittelle? E allora, il segreto delle nostre frittelle, quelle veneziane, è che sono fatte con la farina di semolina, che le mantiene un po' più morbide rispetto agli impasti tradizionali. Quest'anno abbiamo scelto di farle senza il buco, invece l'anno scorso le abbiamo fatte con il buco, anche per cambiare un pochino, però sicuramente quelle che vanno di più sono quelle con la crema, la pasticcera. E poi però avete anche altri gusti, vedo. Sì, abbiamo. Noi tendenzialmente le facciamo con crema pasticcera, travaglione, cioccolato, crema di pistacchio e le veneziane. Queste sono le frittelle grandi. Invece le piccoline le facciamo con lo travaglione, la crema pasticcera e appunto con la farina di semolino. E quali vanno di più? Sicuramente quelle con la crema. Questo è un must. Crema normale o chantilly? Crema normale, le facciamo anche con la chantilly, però tendenzialmente vanno pure con la crema normale. Sono le più richieste in assoluto. E questa cosa che si mangiano anche di notte? Di notte c'è una richiesta incredibile perché i ragazzi vengono appositamente per le frittelle appena sfornate e ne mangiano in quantità industriali dalla mezzanotte fino alle 5-6 del mattino. Dopo che sono andati un po' in giro, magari con il lockdown. Assolutamente. Va bene, grazie mille. Adesso io vi faccio vedere la panoramica di tutto questo ben di Dio e anche del laboratorio dove si producono. Buongiorno, siamo con Francesco Angelica della pasticceria Angelica di Galleria Barcella, che è una delle più famose della città. Francesco, il segreto delle tue frittelle. Buongiorno, allora, oggi voglio mostrarvi le nostre frittelle veneziane, le classiche con l'uvetta. Uno dei nostri segreti per renderla morbida è appunto l'aggiunta di yogurt all'interno della frittella, in modo che venga molto più morbida e duratura anche nel giorno successivo. Poi in alternativa abbiamo le frittelle veneziane, quelle ripiene. Noi abbiamo un impasto diverso, utilizziamo una pasta asciutta tipo del vignè fritto e la passiamo in vari gusti. Una delle nostre specialità che usiamo nella nostra pasticceria è la ricotta di pecora, quella che usiamo nei cannoli siciliani. Una ricotta che arriva direttamente da Palermo e la utilizziamo per i cannoli e per le cassate e la usiamo anche per le frittelle. E va È tantissimo. una delle nostre appunto frittelle più vendute. Dopo ci sono sempre le classiche con crema pasticcera, crema chantilly, zabaglione, Nutella, Nutella bianca e pensiamo di aggiungere ancora qualche gusto nei prossimi giorni. E questa è la veneziana classica. Me ne mostri una? La consistenza è abbastanza, insomma, si È un impasto lievitato e soffice e soprattutto usiamo un olio buono dove appunto non fa male e soprattutto non brucia, quindi la frittella rimane bella asciutta e questo è l'importante. Manca darci un morso. Un passaggio io per voi. Spettacolare. Buonissima. Grazie mille. Grazie a voi.